Vi presentiamo il nostro nuovo progetto. Lovesick Duo, a country music adventure. È il nostro nuovo disco, ma non è solamente un disco, è un disco con anche fumetto. Un fumetto che parla di noi, che racconta di tanti personaggi della musica country, della country music che ci piacciono molto, che ci hanno ispirato e che ci ispirano tuttora. L'idea è nata assieme a Lorenzo Adro del nostro ufficio stampa, la Z Press, anche a scopo divulgativo, proprio per farvi conoscere, per condividere con voi alcuni artisti della country music che noi amiamo. Quindi sarà fumetto e CD allegato. Nel fumetto siamo stati disegnati dal talentuosissimo Lorenzo Menini, che ha fatto un lavoro eccezionale e praticamente racconta una storia di noi che andiamo negli Stati Uniti e facciamo un viaggio appunto all'interno della country music, a country music adventure. A inizio estate i ragazzi mi hanno contattato per propormi questo progetto e ad agosto li ho seguiti in tour per 4 giorni durante i quali ho proprio scoperto la country music, perché oltre a sentire loro suonare nei vari concerti, nelle varie tratte mi facevano sentire sempre dei pezzi nuovi e mi approfondivano la tematica. Ed è stato molto interessante, perché poi nella realizzazione del fumetto ho avuto più consapevolezza di chi fossero quei personaggi e in realtà di cosa volessero trasmettere con le loro canzoni. Ragazzi, li avevo già disegnati in varie occasioni, dal videoclip di Non so dove andrò a piccole caricature e piccoli omaggi che li avevo realizzato. In questo caso però la cosa interessante è stata che mi sono discostato dal mio stile che uso di più, quello più personale, e siamo andati a cercare uno stile un po' più realistico, anche se comunque abbiamo mantenuto una vena un po' più grottesca. Assieme al fumetto vi permette quindi di ascoltare questa musica e seguire tutti i brani, nel frattempo leggervi e farvi un tuffo in questo viaggio della country music. Sì, perché tutti i personaggi che abbiamo deciso di rappresentare sono tutti personaggi comunque iconici, parte dei tanti personaggi di questo genere. Non abbiamo scelto solo pezzi mainstream, quindi abbiamo scelto un po' di pezzi molto famosi, altri un pochettino meno, proprio per cercare di incuriosirvi. Certi sono pezzi che abbiamo suonato ormai tanti anni dal vivo, quindi magari certi brani hanno il nostro arrangiamento, certi invece abbiamo fatto un arrangiamento molto più simile all'originale, ma in tutto ciò ci siamo avvalsi anche di due grandi musicisti bolognesi. Alessandro Cosentino, che avete già visto varie volte sia live che in video assieme a noi al violino, e Filippo Lambertucci alla batteria, che c'è in 3 o 4 pezzi, proprio dove volevamo cercare di creare un sound da full band per dare il ritmo giusto al disco, che ha 16 tracce. I won't be much when you get through with me. Well, I'm a losing wind and a turning mighty pill. Looks like I got a tiger by the tail. L'album è stato registrato al Groove Factory e al Marizza Studio, perché durante la lavorazione del disco appunto eravamo in tour, quindi abbiamo deciso di sfruttare per certi aspetti questo bellissimo studio che vedete alle nostre spalle. E poi abbiamo chiuso la produzione al Marizza Studio, che è il nostro studio, diciamo. Lo potete acquistare direttamente sul nostro sito www.lovesickduo.com nella sezione shop. È molto semplice, lo mettete nel carrello, a noi arriva l'ordine, impacchettiamo il tutto e ve lo mandiamo al più presto. Potete fare sia l'ordine del disco, esclusivamente quello, o l'ordine del progetto completo, fumetto e CD. Quindi
noi vi aspettiamo, insomma, e per tutti voi che ci state seguendo ancora grazie, grazie mille. Il disco non esce solo in formato fisico, visto che ormai la musica si ascolta anche tanto online, quindi lo potrete trovare da fine ottobre direttamente su Spotify, Apple Music, Deezer, Pandora e tutti i portali digitali, iTunes, eccetera eccetera. Lovesick Duo, a country music adventure.